ritrovati amici di pomeriggio, oggi venerdì 6 ottobre, ultimo appuntamento della settimana in nostra compagnia. Come sempre c'è Barbara Passerini ad alleggerire con me il pomeriggio di voi amici da casa. Ciao Federico e ben ritrovati cari telespettatori di pomeriggio qui su Rete 8 ogni giorno, oggi ultimo giorno della settimana. Sono stata molto bene in tua compagnia. Bene, mi fa enormemente piacere perché rispetto a Lorenzo qualche capello in più, come dicevi tu la prima puntata. Sì, qualche capello in più, però sempre la stessa simpatia, perché devo dire che ho sempre dei compagni, ecco, molto galanti e molto simpatici. Fa enormemente piacere e ovviamente apriamo la puntata con l'oroscopo musicale. Oggi è il momento di un artista molto amato a livello nazionale, ma soprattutto dagli amici teramani, perché parliamo di Ivan Graziani. Poco distante da noi c'è un'opera bellissima che è stata inaugurata poco tempo fa, proprio dedicata a Ivan. Sì, quest'opera che è proprio lì in Largo San Matteo, la possono vedere tutti, un'opera del maestro Marco Lodola, e tra l'altro noi andammo abbiamo documentato proprio l'inaugurazione, che fu accompagnata anche da una bellissima serata con tantissimi musicisti che per le vie, nelle piazzette del centro storico, suonavano le canzoni di Ivan. Quindi non resta che guardare insieme l'approfondimento fatto da Silvia Pagni. Buon pomeriggio e bentornati nella nostra rubrica Oroscopo Musicale. Come promesso ieri, oggi andremo a parlare di un grande, grande artista che amiamo in tantissimi. E vado subito allora a spiegarvi chi è. Oggi, 6 ottobre, nel 1945, nasceva il grande Ivan Graziani. Chi è che non conosce Ivan Graziani? Io credo veramente in tanti. Da papà abruzzese e mamma sarda di Alghero. Fin da piccolo lui ha due grandi passioni, la chitarra e il disegno. Ancora diciottenne, Ivan Graziani viene scelto come chitarrista da Nino Dale. Nino Dale, lo vorrei ricordare, è stato un grande della musica, è amico del mio papà, della mia famiglia, è amico di tutti, è stato veramente un grande musicista. E proprio con lui inizia a cantare, infatti incide il lato B di un 45 giri dal brano "E adesso te ne puoi andare". Più avanti fonda la sua prima band con il papà di Rafael Guallazzi, che poi viene cambiato il nome da Ivan e i Saggi con Anonima Sound. Ivan abbandona gli Anonima Sound per svolgere il servizio militare e poi inizia la sua carriera da solista, oltre musicista anche da fumettista. Le sue collaborazioni sono state veramente tantissime: Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Bruno Lauzi, Antonello Venditti, eccetera, nel cui tour promozionale è proprio Ivan Graziani ad aprire le serate. Il grande successo avviene nel 1977 con il singolo Lugano Addio, e qui si fa conoscere veramente al grande pubblico. Mandiamo contributo. Lugano Addio, cantavi. Fantastico questo brano, ha veramente un significato strepitoso. Cioè, una ragazza locale conosciuta per caso, rustica ma attraente, con una storia familiare pesante alle spalle. Lui del centro Italia, figlio di marinai. Penso che Marta fosse gravemente malata ed Ivan le fosse stato accanto fino alla fine. Triste ma veramente possibile. Nel 1978 esce Pigro, e Pigro sicuramente è l'album musicale più maturo. Resta in classifica per 30 settimane, con l'uscita di Pigro Graziani intraprende il vero primo tour. E nello stesso anno uno dei brani dell'album Paolina viene inserito nella raccolta Super Pop 78, edito da RCA.
affiancandosi ai brani dei cantanti di punta come Lucio Dalla, Ivano Fossati e tantissimi, tantissimi altri. Un altro grande successo è Firenze, canzone triste, che nel 1980 partecipa anche al Festival Bar. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che amavo di più è stata l'aria. Lei ha disegnato e riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del Colosseo toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Come nasce questo capolavoro è una bella curiosità. Allora, riavvolgiamo il nastro. Inverno del 79, Ivan Graziani è in viaggio di ritorno verso Roma. Nevica, è buio ed è anche molto stanco, l'autostrada è bianca, ghiacciata e scivolosa. Non può proseguire e allora si ferma a dormire sull'Appennino tra Bologna e Firenze. Aveva fretta di tornare a casa per far ascoltare ad Anna, sua moglie, una melodia che aveva in testa da un po' e dalle parole che aveva appena buttato giù. Non può aspettare, quindi cosa fa? Cerca un telefono pubblico, alle 2 di notte, pensate, chiama la moglie Anna e dice: senti se ti piace questa canzone, e canti che Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. E poi il suo piccolo inciso che dice triste, 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 con tutte queste parole di triste. Dice lui: ma è possibile, cosa ne pensi Anna, con tutte queste triste, non sto esagerando? E Anna lo rincuora dicendo: va bene, è bella. Lui, Ivan, amava molto Firenze. Se solo Ivan Graziani fosse vissuto 3 anni in più, avrebbe realizzato il suo grande sogno, cioè vivere a Firenze. Lui amava questa città in una maniera pazzesca. Un tumore purtroppo lo ha fermato a 51 anni. Lui voleva scrivere canzoni ed esibirsi fino alla fine del secolo. E però la sua vita purtroppo si è fermata così. È stato seppellito con la sua adorata chitarra. E questa era una piccola parte del nostro grande Ivan Graziani. E così vi aspetto lunedì, non domani, quindi vi do il buon fine settimana. A lunedì con l'oroscopo musicale. Ciao! Eccoci rientrati in studio, quindi oggi 6 ottobre è il compleanno del mitico Ivan Graziani. Sì, sì, lo ricordiamo con tanto affetto e salutiamo con tanto affetto la moglie Anna, Anna Bischi Graziani, anche lei un'amica di pomeriggio, l'abbiamo avuta ospite, quindi ciao Anna. Ebbene, adesso prima all'inizio abbiamo nominato un personaggio, un amico di pomeriggio, stiamo parlando di Lorenzo Valeriani, che apre con la sua nuova rubrica che si chiama 480 secondi, che ha l'obiettivo di farvi conoscere in maniera più diretta il percorso sportivo delle 4 squadre abruzzesi che militano il campionato di Serie D nel girone F. E quindi oggi come prima puntata siamo andati a Notaresco.
Amici di Rete 8, la prima puntata, il primo appuntamento con 480 secondi lo facciamo con il notaresco di Mister Bruno, che ha brindato alla prima vittoria finalmente domenica, un incontro sempre difficile, sempre particolare, ma è finito 3-0, quindi vuol dire che qualcosa di bello l'avete fatto. Sì, siamo stati in partita sin dall'inizio, abbiamo fatto secondo me una buona gara, abbiamo sfruttato positivamente alcuni episodi. E siamo contenti perché poi anche la conduzione della gara è stata positiva. Siamo contenti della prestazione, adesso ci aspetta una partita difficile, quella con l'Avezzano. La stiamo preparando con molta attenzione in quanto è un avversario davvero, davvero ostico. Mister, è una partita difficile perché è un derby, perché l'Avezzano è a quota 8 con una dimostrazione di forza domenica importante, 5 gol a Vasto Girardi. È una partita difficile perché è difficile ogni partita in questo girone. Sì, quest'anno il campionato è molto difficile, un girone molto complicato, ci sono tante squadre attrezzate per fare il salto di qualità, secondo il mio parere anche l'Avezzano è una di queste. È partita forte, se non sbaglio forse è il miglior attacco, o sì, poco ci manca, questo significa che ha una grande proposta di gioco, ha grandi giocatori in avanti che fanno la differenza. E noi dobbiamo stare veramente attenti perché sono giocatori veramente difficili da marcare. Forse è partita un po' a fari spenti, anche se poi il mercato del presidente Pecorelli è stato importante. Però ecco, si parlava di L'Aquila, si parlava di San Benedetto, si parlava di Campobasso, si parlava di Chieti. Forse l'Avezzano sotto traccia ha un po' approfittato di questa, sì, di questa analisi, diciamo, che sì, si è fatta durante il periodo estivo. Sono d'accordo perché hanno acquistato giocatori forti, hanno lavorato sotto traccia con aspettative limitate, basse. Questa è stata brava la società a saper operare sul mercato e a nascondersi dietro le più grandi, ma senza ombra di dubbio l'Avezzano è una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Mister, voi come state? A prescindere poi dal risultato, ottimi in Coppa Italia, ora arriva il primo derby anche in campionato. Le condizioni della sua squadra, ovviamente senza lanciare messaggi agli avversari, senza svelare nulla. La squadra sta bene, ha lavorato con serenità, perché poi dopo quanto si vince si sta più tranquilli. Abbiamo fatto un buon inizio di campionato, abbiamo steccato la prima, secondo me abbiamo sbagliato partita, però poi dopo per il resto secondo me abbiamo fatto sempre ottime gare. Adesso ripeto, veniamo da una settimana serena, tranquilla, cerchiamo di recuperare qualche piccolo indisponibile che ci abbiamo da un po' di tempo e, ripeto, la partita sarà difficile, ma stiamo lavorando con grande concentrazione. Mister, campionato in generale sta rispettando secondo te i valori oppure è troppo presto, perché siamo solo agli inizi di ottobre, alla quarta giornata disputata? No, adesso è ancora all'inizio, siamo agli inizi, quindi ancora le squadre devono carburare al massimo, però già si sta iniziando a intravedere qualche valore. Ripeto, in un girone molto difficile e complicato, secondo me ci sarà anche qualche sorpresa. L'Aquila, Campobasso sono squadre veramente forti, secondo me queste qua arriveranno secondo me fino alla fine. San Benedettese, che ha ritardato con questi ultimi due pareggi, sulla carta doveva forse starci la vittoria. Mister Lauro l'ha evidenziato e ha detto proprio domenica in conferenza, quello col Fano, lo 0-0 col Fano pesa di più rispetto al pari in terra marsicana. Eh sì, perché la San Benedettese è un'altra squadra che è stata costruita con obiettivi di vertice, ha steccato l'ultima, però in un campionato così lungo e complicato ci sta, ma hai un organico giocatori veramente di spessore che cercheranno sicuramente di farti già dalla prossima partita. Te lo devo chiedere come ultima curiosità, il vostro campionato quale deve essere? Il nostro campionato deve essere... Non come quello dell'anno scorso, troppa sofferenza, mister. Cercare di salvarsi in maniera un po' più tranquilla e cercare, come ho detto tante volte, di dare qualche gioia in più ai nostri tifosi. Perfetto, grazie a mister Bruno, tra poco con noi il direttore Masciangelo, altri 4 minuti circa e poi vi saluteremo dandovi appuntamento la prossima settimana. Eccolo qui, è arrivato, non si è allenato lui perché in borghese, potrebbe forse giocare ancora Andrea? Non ce la faccio, non ce la fai più. Proprio più. Però i ragazzi si stanno comportando bene, diciamo, no? Soprattutto domenica. Siete stati una vera e propria squadra, avete approfittato dei momenti positivi, come ha detto il mister, e l'avete chiusa lì. Sì, è andata bene domenica, ma io sono contento di tutto il gruppo dal primo giorno perché
sono tutti i giorni vicino a loro, vedo con quale ambizione si allenano, dedizione, seguono lo staff, l'allenatore, quindi sono orgoglioso di rappresentare questo gruppo di ragazzi, perché è una squadra giovane che però fa di prima fondamento il lavoro, e questo è importante. Il mister non ci sente, si è allontanato un attimo di qualche metro, ha detto noi dobbiamo salvarci, ovviamente senza le sofferenze dell'anno passato. La società invece cosa chiede, Andrea, anche in base ovviamente a quello che è stato l'investimento economico? La società chiede di salvarsi, ma dando un segnale importante vorremmo in silenzio dare a questo campionato, con salvarsi con delle idee e con il lavoro, perché delle volte quando hai dei budget piccoli si restringono quindi le possibilità economiche, e quindi devi fare adito a del lavoro, alle idee. E quindi vogliamo dimostrare che questo campionato, essendo un campionato molto difficile, penso che quest'anno ancora di più, con il lavoro, con le idee, partendo in anticipo, vogliamo cercare di fare una salvezza più tranquilla, speriamo di riuscirci, ma lavoriamo giorno dopo giorno con l'ambizione di avere chiare le idee, che sarà duro. L'ultima è un po' più complicata, prima dei saluti, ovviamente avete costruito questa squadra in collaborazione col direttore Alfredo Natali, c'è un ragazzo che ancora deve esplodere dopo le prime quattro giornate, o ti aspettavi già qualcosa sin dall'inizio? No, ci sono dei ragazzi interessanti, e se abbiamo fatto la scelta di avere anche una rosa leggermente un po' più ampia, per permettere a questi ragazzi interessanti di crescere senza soffocarli, perché il ragazzo senza la pressione deve lavorare con delle idee di un allenatore giovane, ambizioso, e che ha delle idee importanti. E quindi quando fai una rosa un po' più ampia permette a loro di crescere. Quindi secondo me ce ne sono qualcuno che tra qualche mese ne sentiremo parlare. Benissimo, grazie ad Andrea Masciangelo, grazie ovviamente a Roberto Marchione, addetto stampa e comunicazione della SN Notaresco, per averci accolto in maniera egregia qui al Poggio degli Ulivi, ma insomma domenica, l'abbiamo detto, si va da Avezzano e poi si tornerà all'allenamento classico in quel di Notaresco. Noi ci vediamo la settimana prossima, grazie ancora direttore, grazie, e in bocca al lupo. Crepi, buona serata a tutti. Ebbene, eccoci ritrovati, abbiamo ritrovato nuovamente l'amico Lorenzo Valeriani, che è andato a seguire in maniera diretta, a farci conoscere più da vicino le quattro squadre abruzzesi che militano nel campionato di Serie D. Barbara, il mondo del calcio non è il tuo habitat naturale, diciamo così, però comunque lo segui. Guarda, lo seguo attraverso, ecco, i racconti che Lorenzo fa, insomma, qualcosina, soprattutto mi doveva istruire. Adesso, ecco, non è qui perché mi avrebbe sicuramente rimproverato, avrei sbagliato qualcosa, mi avrebbe insegnato qualche cosina in più di questo mondo che per voi è così, ecco, così noto e così importante. Io devo dire la verità, e invece lo trovo piuttosto ostico, però non fa niente. Io Lo imparerai a conoscere più da vicino grazie agli approfondimenti tantissimo. Di Lorenzo. Sto imparando tantissimo, bene, grazie bene. A Rete 8. Benissimo, e adesso Barbara andiamo a Montorio, perché mi sono recato nel comune per seguire, capire un po' il movimento che c'è dal punto di vista della ricostruzione post sisma. Ho incontrato il sindaco Fabio Altironante, che mi ha fatto fare un tour per conoscere più da vicino i lavori che si stanno portando avanti. Eccoci ritrovati amici di pomeriggio, come preannunciato siamo a Montorio Elvomano, dove parleremo con il sindaco Fabio Altironante di ricostruzione, ma ricostruzione intesa come rinascita di un territorio che purtroppo ha sofferto moltissimo anche a causa dei due crateri del sisma 2009, 2016 e 2017, però sono tanti i progetti che il comune di Montorio ha messo in campo per far rinascere un intero territorio. Ben ritrovato sindaco. Buonasera a tutti. Una rinascita che parte dal futuro. Qui siamo nel cuore di Montorio, un'area di 17.000 metri quadrati, a poche centinaia di metri dall'asilo nido, dalla scuola materna. Nascerà una scuola, un polo scolastico, un modello a livello nazionale, per questo il governo ce l'ha finanziato in maniera straordinaria, 16
1,2 milioni di euro. Questa era un'area di 17.000 metri quadri dove erano previsti condomini a gogo e invece siamo riusciti a fare la variante urbanistica, gli espropri. Siamo partiti dal progetto del Politecnico di Milano che è stato messo a bando di gara europea, è stata assegnata e tra pochi mesi ci sarà la prima pietra, una realizzazione di circa 2 anni e Montorio avrà una scuola modello, un unico polo scolastico di più di 9.000 metri quadrati, 7.000 metri quadrati circa dedicati alla formazione, il futuro dei nostri ragazzi, dove sono laboratori, aule e poi degli spazi comuni aperti a tutta la nostra comunità. Penso all'auditorium da 500 posti, penso al palazzetto dello sport, un ecosistema anche dello sport, ci sono dei campetti, degli spazi all'aperto, ci sono anche 2 aree di pertinenza con i parcheggi, è prevista tutta una viabilità con addirittura un percorso kiss and go, come gli aeroporti, bacio e via, passaggi pedonali dove i genitori potranno lasciare i figli a centinaia di metri dalla scuola, dal polo scolastico e farli arrivare a piedi in maniera tranquilla, in bici, a piedi. Una rinascita, è un simbolo perché il futuro sono i ragazzi, il futuro sono le famiglie. Se pensiamo che l'asilo nido per la prima volta dopo anni e anni e anni ha aumentato, abbiamo dovuto formare delle cosiddette aule primavera che da 38-40 posti siamo passati a 54, quindi vuol dire che è un ecosistema delle famiglie che stanno apprezzando anche per le tanti bonus e aiuti alle famiglie che abbiamo dato, perché oggi fare una famiglia sulla carta è molto facile, fare gli slogan, fate più figli, poi nella realtà ci sono i costi dell'asilo nido, ci sono i costi per i pulmini, ci sono i costi per la mensa e questi costi noi li abbiamo azzerati semplicemente con un patto. Tu cittadino, famiglia, sei in regola con i tributi comunali e tu hai un bonus. Quindi sei residente a Montorio e sei in regola, è un patto di diritti e doveri che sta avendo moltissimo successo. Se pensiamo che anche la scuola media, adesso scuola primaria, scusate il mio vecchio metodo ma per capirci anche con i telespettatori, hanno la mensa, ci sono 64 bambini che quindi si fermano a scuola fino al pomeriggio, quindi non solo a scuola materna. E questo è un polo che ha anche la mensa, la biblioteca, è un modello dove le famiglie lasciano i propri figli, noi lasciamo i propri figli, i nonni, i propri nipoti, la mattina e dopo una giornata fanno sport, mangiano a scuola e vengono ripresi il pomeriggio. Quindi anche per dare un aiuto concreto alle famiglie e ai ritmi dei genitori. È da qui che parte la rinascita, dal futuro, la formazione, la scuola. Sindaco, questo è il primo step del nostro tour di oggi. Lei è stato molto preciso perché ha dichiarato ci vorranno 900 giorni per avere il nuovo polo. Quello prevede, anzi per essere precisi, 750. Poi è prevista anche la progettazione esecutiva, recupereremo anche tutti questi ulivi perché li metteremo ai lati, nel perimetro, quindi sarà una scuola immersa nel verde. Un modello di cui essere orgogliosi non solo noi cittadini montoresi ma credo tutto l'Abruzzo, perché è stato uno di quei modelli che sono stati apprezzati dal governo come modo di lavorare. E non è un caso che abbiamo avuto un finanziamento molto importante. Sindaco Altitonante, abbiamo parlato del polo scolastico, adesso parliamo di sport perché rappresenta un tassello molto importante per i piccoli comuni, perché poi molte volte è la parte che viene dimenticata più spesso. La qualità di un comune, la qualità della vita, l'attrazione per le giovani famiglie parte dai servizi e parte dagli spazi verdi, parte dagli spazi sportivi. Qui siamo un'area simbolo, un'area su cui tante generazioni di montoriesi sono cresciute. Forse la mia generazione è quella che l'ha toccato con mano gli ultimi spiccioli di vita di questo luogo simbolo con qualche partita a pallone, siamo i Cappuccini
e sta rinascendo anche qui con un finanziamento con il PNRR, siamo a buon punto con i lavori, diventerà un punto urbano dove, dove ci sarà del verde, c'è un campo da calcetto, un campo da basket, una piccola area ristoro e sarà un luogo di incontro anche qui per un target di età sui 14-15 anni. Noi, la prima opera pubblica inaugurata della nostra amministrazione è stata quella di Giardinetti vicino al comune, per i più piccoli 5, 6, 7 anni. Ecco, questa va a riprendere per i più grandi, per i nonni e per i ragazzi, quella fascia di età che non hanno spazi a Montorio, un luogo simbolo che racchiude anche un passaggio e una rinascita. La rinascita di Montorio parte anche da questi recuperi, riqualificazioni di aree abbandonate da 40 anni che tornano a vivere. Qui siamo a buon punto con i lavori, il grosso è stato fatto, i sottoservizi, gli impianti, la predisposizione per la gettata del campo da basket e a breve inizieranno i lavori anche qui per il campo da calcetto in sintetico. Un grande lavoro, è anche un contributo. Tutti questi progetti di riqualificazione dobbiamo ringraziare anche il Politecnico di Milano, perché grazie a una convenzione con un'università italiana, con veramente pochi soldi, che sono nati tanti progetti di riqualificazioni, più importanti come la scuola a livello economico, meno importanti come qui ai Cappuccini, parliamo di circa 600.000 euro, ma che cambiano il volto alla nostra città. E poi da questi studi di fattibilità sono nati i finanziamenti e dai finanziamenti poi sono nati che tutti i giovani progettisti di Montorio sono i direttori di lavoro, i progettisti esecutivi di questo. La cosa bella è che questa rinascita di Montorio ha coinvolto tutti i ragazzi, tantissimi io non li conosco, li so di nome perché ho letto un po' gli incarichi, ma parliamo di 20-25 ragazzi di Montorio dai 25 ai 40 anni che stanno lavorando a Montorio, montoriesi, giovani architetti, giovani ingegneri, giovani geometri. Complimenti a loro. Sindaco, come giustamente diceva lei, un'area a 360 gradi, un punto di aggregazione. Un punto di aggregazione in pieno centro città, a poche centinaia di metri dal nuovo polo scolastico. E quando parliamo di cuore di Montorio, la rinascita di Montorio, parte dal centro storico. Noi qui vediamo sullo sfondo il colle, dove ci vivevano 1000 persone, siamo un dopo sisma, è partita anche la ricostruzione del sisma 2009, ma ci vorrà tempo. Sindaco Altitonante, continua il nostro tour per i lavori che si stanno mettendo in campo a Montorio al Vomano. Qui ci troviamo in un'area totalmente nuova, un progetto assolutamente diverso dal solito. Progetto innovativo, parliamo sempre di fruibilità di spazi pubblici, di qualità della vita. Questa è un'area di circa un ettaro, dove nel piano regolatore erano previsti circa 100 appartamenti, quindi stesso schema di gioco di dove verrà il polo scolastico, Palazzi a Gogò, non so poi per chi non l'ho mai capito. Noi qui invece abbiamo fatto una variante urbanistica, un vincolo, un esproprio in accordo con i proprietari, abbiamo già pagato l'esproprio e verrà la cosiddetta piazza verde, un ettaro, una piazza con spazi pubblici per giochi per bambini, ci sarà anche qui un punto ristoro e poi l'attrazione, un'attrazione che non è solo un'attrazione per Montorio ma sarà un'attrazione a livello regionale, una fontana di 14 metri per 28 con giochi d'acqua e musica e ci sarà uno spettacolo quotidiano come avviene in alcune grandi capitali, quindi il periodo invernale. Immagino dalle 18 alle 20 ogni quarto d'ora lo spettacolo delle fontane danzanti a Montorio con musica e poi il periodo estivo 3 ore. È uno spazio dove i genitori, io mi immagino correre in tranquillità i bambini, le bici pieno di verde che lasceranno in maniera tranquilla, parcheggiano la macchina, lasciano i propri figli e sono immersi nel verde, in giochi, servizi e ci saranno anche poi tante attività. Poi la vera sfida sarà quella di renderle vive con tante iniziative. La fontana credo che ci sarà anche la possibilità, quasi sicuramente già ci sono le sponsorizzazioni a Montorio, abbiamo
inserito la possibilità di sponsorizzare i parchi, il verde, e con grande successo e grande soddisfazione, perché il tema è fare tante cose, sì, essere stati bravi ad ottenere finanziamenti, a fare progetti, però poi c'è il tema della sostenibilità. Ecco, e questo della sostenibilità ci tengo molto, ecco perché anche con questa formula dell'aiuto dei privati, con le sponsorizzazioni, avrà un grande successo anche per la fontana. Già adesso, solo vederla in questa fase, ci sono diverse imprese di Montorio, perché qui verranno dei giochi d'acqua, dei getti a 50 metri, faranno proprio dietro una cascata dove verranno proiettate le immagini con tutti gli sponsor per la manutenzione della fontana, quindi sarà anche una fontana sostenibile dal punto di vista ambientale, perché l'acqua, abbiamo avuto anche l'autorizzazione con una pompa dal fiume che è appena sotto. La sfida del futuro è la seconda fase, cioè quella di avere un collegamento, un ponte tra qui. Siamo a 100 metri da Piazza Orsini, attraversati dal fiume Vomano, quindi un ponte ciclopedonale di una luce di 100 metri, e questa è la nostra prossima sfida, un finanziamento di 4 milioni di euro. Sindaco, abbiamo parlato di scuola, di svago, intrattenimento, e adesso parliamo anche di mobilità, perché il Comune di Montorio sta lavorando anche per modificare un po' la condizione della viabilità interna, e non solo. Quando si parla di una crescita, una rinascita di un territorio, passa dalla qualità della vita, ma passa anche e soprattutto dallo sviluppo economico. Sviluppo economico in cui le infrastrutture sono uno degli asse strategici più importanti. Qui siamo in un'area che era abbandonata, in cui nascerà un terminal, un grande terminal de bus, dove ci sarà anche spazio per i camper, quindi una sosta camper, un parcheggio, un vero e proprio terminal dove si tornerà anche a viaggiare non solo sulla Montorio Teramo, ma anche collegamenti verso Roma, collegamenti verso il mare, collegamenti verso altre città del nord Italia. E siamo in un punto strategico, perché siamo tra la statale 80, la statale 150 e a poche centinaia di metri dal poliambulatorio, che diventerà casa di comunità, in cui abbiamo supportato l'ASL in una richiesta di contributo personalmente con dei fondi, dove il Comune ha richiesto dei fondi per la creazione di un centro radiologico, 1,5 milioni di euro in fase di gara. Quindi un poliambulatorio che diventerà sempre di più un ospedale senza letti, quindi risolvere l'80% del territorio. Un posto strategico, e a pochi chilometri abbiamo ottenuto anche una grandissima opportunità per tutto il territorio del Vomano, che si chiama uscita autostradale Montorio al Vomano. Siamo a 4 chilometri. Il progetto è di interesse nazionale, finanziato dal Ministero con 5 milioni di euro, ente attuatore l'ANAS, e proprio la settimana scorsa vi do una buona notizia a tutti. All'inizio non c'erano stati problemi con la soprintendenza per dei vincoli archeologici, è cambiato il percorso e quindi già c'è l'ok e si andrà avanti. Nel 2024 ci sarà l'uscita autostradale Montorio al Vomano. Primo risultato: Ardag, una delle prime tre aziende al mondo per la realizzazione di bottiglie di vetro con sede a Montorio al Vomano, già ci ha messo per iscritto, non le chiacchiere, perché tanti sono abituati alle chiacchiere, che con l'uscita autostradale raddoppierà la produzione con un investimento di 100 milioni di euro. Perché può raddoppiare la produzione Ardag? Può raddoppiare la produzione perché è più sostenibile per la viabilità, quindi il trasporto delle bottiglie, avere l'uscita autostradale a 800 metri dalla zona industriale. Parliamo anche di 300 posti di lavoro, quindi quando si parla di infrastrutture, di interscambi, di viabilità, parliamo di futuro.
Sindaco Altitonante, siamo arrivati alla fine di questo tour, però questo non è l'ultimo progetto che la sua amministrazione sta portando avanti. Tour di oggi, cioè tour delle frazioni, dove stiamo facendo dei lavori straordinari perché abbiamo riqualificato le piattaforme da gioco di tutte le frazioni, riqualificato i partiti cantieri a Cuciano e Collevecchio per la riqualificazione di scuole abbandonate da decenni che diventeranno punti di aggregazione, parchi gioco bivio di Collevecchio, asfalto, strade, e parliamo di grandi investimenti anche nelle frazioni, perché Montorio è sicuramente il capoluogo, il fiore all'occhiello, è il cuore pulsante, ma abbiamo delle frazioni che sono straordinarie, importantissime e fondamentali per la crescita di Montorio. Tantissime frazioni che hanno creato anche il tessuto sociale di Montorio, a cui teniamo e cui stiamo investendo molto, anzi forse in proporzione investiamo più per le frazioni che a Montorio rispetto anche alla popolazione, perché poi ci dobbiamo anche rendere conto di alcuni conti reali. Cioè qui fare una strada, qui siamo in un cuore di un quartiere che ha 1000 abitanti, che forse questo quartiere rappresenta la somma di tanti piccoli comuni nostri confinanti. Era un quartiere molto abbandonato, dove ci sono ancora 300 persone che vivono nei MAP e nei SAE, una palazzina dedicata ai SAE. E questa prima tappa di oggi stiamo parlando di un campo che era abbandonato, il mitico Parrozzani, che diventerà uno stadio dedicato solo al calcio, dove c'è un campo d'allenamento, dove adesso è anche in fase avanzata questo cantiere, si inaugurerà per febbraio 2024, dove ci saranno tribune ospiti, tribune locali, e io credo che sarà anche un punto di riferimento per le scuole calcio di tutta la provincia di Teramo, perché lo sport è importante, noi crediamo molto negli impianti sportivi, non un caso che attualmente la piscina sia chiusa proprio per la riqualificazione degli impianti della piscina. Una delle prime azioni della nostra amministrazione è stata quella dello stadio Pigliacelli, quindi anche là inaugurato lo stadio Pigliacelli, poi ci ha giocato anche il Teramo, il Montorio, tantissime squadre, perché il futuro è scuola, il futuro è sviluppo economico, il futuro è sport, tessuto sociale. Questo sarà uno dei fiori all'occhiello, uno stadio da anche qui sostenibile, cioè fare le cose, fare progetti, ottenere finanziamenti è una cosa difficile, ma ci si può arrivare. Il secondo step, che è quello di sostenere poi le manutenzioni, è un secondo step molto più complicato, e anche qui una sostenibilità, 700 spettatori, quindi 600 locali e 100 ospiti, perché la nostra sostenibilità è quello di arrivare a un campionato eccellenza Serie D, questo è il nostro target, quindi non di fare dei sprechi di risorse pubbliche, quindi cose mirate che hanno un senso e che non si buttano i soldi dalla finestra. Sindaco, come giustamente diceva lei, questo è un primo tour, ovviamente ci rivedremo tra qualche mese per fare il punto dei lavori che sono andati sicuramente avanti, e ci saranno anche delle inaugurazioni. Guardi, l'obiettivo è che i prossimi 6 mesi, quello di cui oggi abbiamo parlato, saranno tutte inaugurate, tranne naturalmente la scuola, dove partirà la prima pietra. Oggi abbiamo fatto un tour che ha riguardato circa 10 milioni di euro di investimenti di fondi PNRR, qui siamo in uno stadio del valore di circa 3 milioni di euro di investimento, una scuola di un investimento di 16,2 milioni di euro. Parliamo dell'uscita autostradale, che sono 5 milioni di euro, che però sono gestiti dall'ANAS, parliamo di 2 milioni di euro per il poliambulatorio centro radiologico, anche qui un finanziamento ottenuto che sta gestendo l'AS, parliamo di una Montorio diversa, una Montorio che a mio avviso diventerà molto più attrattiva per il futuro, e già ne abbiamo oggi il sentore, una cartina di tornasole, che sono aziende piccole e medie che si informano sulla zona industriale per investire, venire e creare ricchezza. Grazie mille al sindaco Fabio Altitonante, ma amici di pomeriggio, adesso c'è l'ultima puntata, come avevamo annunciato oggi venerdì, va in onda l'ultima parte del festival montoriese X Canto, e ci sarà anche una super chicca, perché ci saranno dei pezzi suonati da Franco Fasano, che comunque rappresenta un mito della musica nazionale e non solo, quindi godiamoci anche questa ultima parte di X Canto. Somehow you've changed.
Maestro Paltrinieri, la gara è ufficialmente conclusa, lo possiamo dire? Sei già impegnato con i voti, non ti devo disturbare. L'orologio ha detto stop. Allora, la gara è finita, ma le sorprese no. Quindi, prima di entrare in tutto il vivo delle premiazioni, annunciazioni varie, che so che in realtà è la parte che aspettate, però ci aspettate ancora un po', abbiamo una sorpresa per voi con un ospite molto, molto interessante. Nato dal Benga, in provincia di Savona, è uno degli autori più importanti del panorama musicale italiano. Ha scritto canzoni per Peppino Di Capri, Fiore D'Aliso, Mina, Mia Martini, Fausto Leali, anche qui roba da niente mi viene da dire, non vi dico i titoli perché li scoprirete tra poco, e si è occupato anche di musica per bambini, scrivendo numerosi brani per festival come lo Zecchino d'Oro, dove è stato anche coordinatore artistico tra il 2013 e il 2014, e per Cristina D'Avena. Stasera è qui con noi, in realtà non l'avete visto, ma è stato tra voi tutta la sera, Franco Fasano. Grazie Franco. Benvenuto. Cosa ci dice maestro? Io abbiamo fatto applausi per tutti, però la scioltezza, la simpatia, la naturalezza di Simone credo che vada sottolineata con questo grazie. Applauso. Grazie. Grazie mille. Sei pronto? No, lui no, c'ha no. Un sacco di conoscenze, sei pronto per presentare adesso dici qualche cosa in televisione? Vediamo, mi farò fare qualche provino da maestro Paltrinieri. Ecco. Dai, non si parla di me, si parla di te, Franco. No, ma stai qua. No, ti lascio il palco. Ti riconosco dagli occhi. Sì? Sì, cosa perché lui l'ho visto quando era piccolino, che era nel cast di quelli che sono stati scelti, e penso che sia stato lì che Paolo l'abbia conosciuto, e quindi non il contrario, alla prima edizione di Io Canto. E quindi lui è anche un grande cantante. Ero. Ma dopo forse mi viene un'idea. No. Non guarda, ti preoccupare. Adesso esco dalla città. Dove sono le aquile che mi portano via? Ecco, andiamo a fare un buonasera. Giro. Buonasera. Andiamo. Il sindaco non viene mai, però stavolta ci è andata bene. Piacere. Te ti saluto dopo. E lasciamo ecco, presentare qua. È un piacere, complimenti. Bella scelta la giuria. Buonasera. Piacere. Allora, il motivo per cui io sono qui è un motivo di profondo affetto e stima, perché io con Michele e con Paolo ci sono cresciuto, nel senso che addirittura con Paolo abbiamo una storia che vi consiglio di andare a cercare direttamente voi, non ve la voglio dire perché risale al 1982, mentre invece con Michele è stata un'avventura incredibile, perché io lo vedevo da lontano come prima il fonico e poi insomma l'ingegnere del suono di fiducia di tantissimi artisti che sono oggi diventati dei punti di riferimento della musica importante, della storia della musica. Prima tu hai citato Mia Martini, hai citato, però va anche citato Fabio Concato, insomma lui, ma non è che lo ha fatto il direttore artistico di Fabio Concato, lui ha fatto proprio il suono dei dischi di Fabio Concato, insieme a Massimo Luca, Vince Tempera, insomma. E questo è un palco, più che un palco di debuttanti, che tra l'altro uno più bravo dell'altro, sembra di stare in una casa discografica quando esistevano davvero le case discografiche. Quindi mi fa un certo effetto sedermi qui a un pianoforte, perché io questa sera, più che farvi un medley delle canzoni, vorrei giocare a fare quello che succedeva nelle case discografiche un po' di anni fa. E cioè tu andavi, non esistevano MP3, CD, cosa, non esisteva nemmeno il CD, tu andavi lì o con una cassettina oppure andavi con una chitarra e con un pianoforte.
Allora tu riuscivi ad andare, ad avere un appuntamento con personaggi come Michele, come Paolo Paltrinieri, e andavi a fargli sentire una canzone. Per esempio, una canzone che non mi hanno mai fatto cantare a me, forse fortunatamente, perché poi l'ha cantata una delle voci più importanti della storia della musica italiana, e che io quando ero ragazzino cantavo perché mi piacevano le sue canzoni. Non avrei mai immaginato che nel 1984 lui cantasse questa canzone. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Serenità. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo, e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso per le mie notti insonni, per quando farà buio e tu non ci sarai. Lo chiuderò nel cuore in un piccolo cassetto, per quando avrò bisogno del tuo affetto. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse il nome che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso, lo prenderò per mano, poi come un aeroplano ti guarderò passare, perché sei come il vento e non ti si può fermare. Pensate che Drupi, quando aveva sentito questa canzone, non l'aveva raccolta subito, gli piaceva il titolo, la musica non è che gli piacesse tanto, ma gli piaceva il titolo. Allora io vorrei che voi faceste un grande applauso a chi mi ha regalato questo titolo e tutte queste belle parole, che è Adelio Cogliati, e che insieme a tanti autori nostri ci hanno anticipato anche prematuramente. E poi ci sono tante cose, per esempio io al Festival di Sanremo ci andavo quando ero ragazzino, ma non come cantante, allora non c'erano tutti questi talent, anche se mio papà, fotografo, ne aveva inventato uno quasi apposta per me, perché mi scartarono lo Zecchino d'Oro. E quindi lui si inventò questo concorso che si chiamava il Jolly d'Oro, io cantavo la sigla perché ero il figlio dell'organizzatore, non potevo partecipare. Però grazie a mio padre io ho avuto un grandissimo vantaggio, quello di girovagare nei camerini del Festival di Sanremo quando ancora si faceva al Casinò. Sono stati tanti i cantanti, gli attori con i quali io ho delle fotografie. Io sono un bambino e avevo una macchinetta da fotografo, perché avevo il pass da fotografo. E quando mi fermavano dicevano: dove vai tu? Sono un fotografo. E gli facevo vedere il pass. Ma c'è una canzone che mi folgorò e ve la voglio fare ascoltare, anche se non l'ho scritta io, per due motivi. Prima di tutto perché ho conosciuto molto bene due dei grandi autori che l'hanno scritta, e sono Jimmy Fontana e Franco Migliacci, che ci ha lasciato qualche giorno fa.
E la canzone è questa. Anzi, anche se non siete microfonati potete cantarla con me. Paese mio. Bravi. Steso con un vecchio addormentato. Abbiamo tutti i concorrenti per la prossima edizione. Esatto. È incredibile. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. L'applauso lo devo fare io, eh. Wow. Però io prima ho sentito una concorrente che ha cantato una canzone bellissima, con un testo bellissimo. La musica credo che sia di Silvia Amato e il testo di Fabrizio Berlincioni. Beh, Fabrizio Berlincioni è un autore che io ho conosciuto, anche lui, pensate, l'incredibile. Paltrinieri l'ho conosciuto grazie ai mondiali dell'82 e Berlincioni l'ho conosciuto per i mondiali dell'86, ma questa è un'altra storia, eh? Ma è una bella lotta, è una bella lotta. E lui fu, grazie a una canzone che ho scritto insieme a Fabrizio, che tornai questa volta in prima persona al Festival dell'89. Non so se vi ricordate questa canzone che fa «Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai a me ti stai nascondendo, la tua fragilità la scopro e poi la difendo, e quel giorno non mi perderai più». Che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, ogni tanto mi oriento, se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo, se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo, e quel giorno non mi perderai più. E quel giorno non ti perderai. Siamo stati proprio una coppia artistica particolare. Pensate che molto spesso gli autori vengono invitati a scrivere apposta le canzoni per i cantanti in cui le case discografiche credevano, insomma. Adesso non so se funziona così, perché poi a un certo punto della mia vita è capitato appunto di scrivere più per quello che incontravo, per le parole che incontravo. E ce n'è una di Fabrizio che non sapevo qual era stata la scintilla che gliel'aveva fatto scrivere e non ve la voglio nemmeno raccontare qui. Se lo volete scoprire, potete leggerlo da qualche parte, magari anche in un libro che ho scritto io. Ma questa sera ve la voglio far ascoltare esattamente così come è nata. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente,
la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, e tu, e tu, mi manchi, mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi, ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e vorrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei se il mio rimorso senza fine è il freddo delle mie mattine, quando mi guardo attorno e sento che... mi manchi. E poi c'è questa qui. Non posso non farla, ma ho ancora tempo? Dimmi tu. Perché dopo tre pezzi, se non interessavi, le case discografiche ti mandavano via. Dai, questa qui però non posso non farvela ascoltare. Sempre Sita con Fabrizio. Questa qui non era nemmeno il testo di una canzone. Almeno Mi manchi aveva una parvenza di canzone. Questa qua era una lettera che Fabrizio aveva scritto. Quasi... così come dedica a una ragazza che abitava a piano sotto casa sua, ma aveva anche 16 anni meno di lui all'epoca, e ne aveva 30 lui. Questa canzone in realtà non ha mai avuto un titolo preciso quando l'ho scoperta sul Block Notes di Fabrizio. Eppure mi è venuta una musica spontanea. Il testo era scritto proprio come le lettere, di fila, senza andare a capo, se non quando non ci stavano più le parole. E allora io ho musicato quella lettera così. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere, così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita, non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, che sbagliare ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di
ma la lettera andava avanti. Di me ti lascerò le ultime tre cose, queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, ma almeno non dimenticarmi mai. Lascerò mai. Grazie. Grazie. Franco Fasano. No. Io sto. Cioè io devo sentirti cantare una mia canzone per forza. Anche perché lui era piccolo, no? Anzi, io ho già scritto delle canzoni per lo Zecchino d'Oro. Per esempio, c'è una canzone famosissima che fa così. È un turbo a quattro zampe, ma il motore non ce l'ha. E quando fa un po' freddo non si muove dal garage. Fai 30 con un tipo d'aranciata, sai perché? È il meglio dei cammelli catalitici che c'è. Ma che modello è? Ma che modello è? È il catalicamello più ecologico che c'è. Ma la sapete? Allora tutti i concorrenti, è il catalicamello, riesce a carburare con l'energia solare. Il catalicamello non ha lo scappamento, è pluriaccessoriato contro l'inquinamento. Facciamo un giretto sul tuo catalicamello. Ok, venite qui. Il cammello catalitico è mitico, è un deserto in mezzo al traffico. E hop hop hop, e hop hop hop, la coda non la fa, lui ce l'ha già. Sei forte Catalì, sei un grande Catalì, al mondo non esiste un catalitico così. Mazzarari. Prendi il microfono, ce l'hai il microfono? No. Dai, prendi. Vabbè, ce l'ho. Dai, un pezzettino insieme poi me ne vado. Perché se faccio tutte le 98 canzoni che ho scritto per Cristina D'Avena con puoi lui... Puoi farle, io ascolto. Allora vai, il ritornello. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? Respirare sul tuo seno, poi amo, io amo, vai, tu, solamente tu. Più sola, amo, amo, io amo. Non posso non chiedervi un applauso per Italo Ian che ha scritto con me questa canzone. Questa canzone mi ha cambiato la vita, soprattutto come autore, ma la vita è uno, sia che canti, sia che scrivi. E
ad aver il fiuto che questa canzone era veramente forte è stato un grande Toto Cutugno. Solamente tu vuoi non aver paura, non sarai più sola. Amo, amo, io amo tu sempre. Sarai più sola. Io amo, amo, io amo, io amo, io amo, io amo, io amo. Franco Fasano. Grazie. Un altro applauso per Franco Fasano. Abbiamo ovviamente un pensiero, Franco, non scappare. Abbiamo un pensiero da darti. Te lo consegna Paolo Paltrinieri in persona. Andiamo avanti, è un grande, è un grande. La storia della musica leggera italiana è fatta di Franco Fasano. A Franco Fasano, maestro senza tempo della musica italiana, 45 anni di dedizione e creatività. Melodie incantate per grandi e piccini. Caro Franco, le tue note riscaldano l'anima rendendo la vita dolce e serena. Dal mio cuore a te. Quarantadue anni che lo sopporto. Un grande. Grazie ancora Franco Fasano, davvero. È stato un momento incredibile. Allora, ci siamo. Allora, facciamo arrivare i nostri concorrenti qui sul palco. Intanto li accogliamo con un bellissimo applauso tutti quanti. Complimenti. Eccoli che piano piano ci arrivano tutti quanti. Adesso cerco di mettermi in una posizione più comoda. Manca ancora qualcuno. Eccoli, eccoli, eccoli che arrivano. Stavano già facendo più bene. Allora metti qua al centro, dai, così sto tra voi. E volevamo chiedervi una parola, così che so che è difficilissimo, che racchiuda un po' la vostra serata, insomma la vostra esperienza qui a X-Canto. È stata un'esperienza bellissima, e dove ogni esperienza del genere serve solo a crescere, quindi il risultato non conta affatto, solo il divertimento. Sono venuto e ti sei divertito. Anche se fosse stata solo una manifestazione, che messa senza votazioni sarei venuto lo stesso. Ottimo. Giusto. Beh, ci siamo divertiti, ci siamo conosciuti anche dal punto di vista umano, oltre che professionale, quindi è bello anche conoscere persone con le stesse passioni, quindi credo che dobbiamo ringraziarvi anche per questo, per l'opportunità di conoscerci anche tra di noi, quindi grazie. Grazie a voi. È stato bellissimo essere qui, spero di avermi trasmesso il più possibile e insomma speriamo che vada tutto bene. Bello, inaspettato, perché non scelto da me ma da mio figlio. E ah, sì. Abbiamo ti hanno iscritto al concorso? Eh sì.
Ah, vedi, lo scopro in questo io, istante. Suo figlio è il suo manager. Sì, ero io la sua manager, perché volevo scrivere succede lui. Succede il contrario, infatti. E lui ha scritto me, un po' fuori tempo, però bella esperienza. Ottimo, beh, dai, bellissimo, bellissimo. Allora, è stata un'esperienza emozionante e soprattutto istruttiva, perché appunto fare esperienza su questo campo è molto importante e niente, anche a livello umano, come dicevano anche loro due, che è stato comunque una bellissima esperienza, perché ho conosciuto anche nuove persone e appunto ho fatto nuove esperienze. Grazie. Io sono felice di essere riuscita ad arrivare qui, perché è stata una bellissima esperienza istruttiva e formativa dal punto di vista emotivo, umanitario, ma anche proprio canoro e tecnico. Quindi ringrazio tutti voi anche per la vostra presenza. Grazie a te, grazie a te. Io credo che l'applauso più grande vada ai nostri partecipanti, concorrenti che sono stati bravissimi, un livello altissimo, sarà molto difficile giudicare, ma insomma questo compito arduo lo lasciamo alla nostra a chi sta dietro. Esimia giuria, esatto. Mi sono divertita e è stata un'esperienza molto bella e formativa. Ringrazio tutte le persone che si sono impegnate per la creazione di questo progetto e anche perché sono riusciti a renderci a nostro agio. Anche per me è stata un'esperienza bellissima e penso sia un qualcosa di condiviso da tutti, perché stare sul palco, stando sul palco non solo conosci il tuo pubblico, ma conosci anche te stesso, i tuoi limiti e come puoi superare quei limiti. Quindi grazie all'organizzazione. Bel messaggio, complimenti. Una bellissima esperienza, perché è sempre bello conoscere nuove persone e riuscire a trasmettere emozioni sul palco. Una bella esperienza, perché comunque cioè, ti esibisci davanti a un pubblico e anche perché abbiamo fatto subito amicizia. Ti stavi preoccupando, ma sei stata bravissima, eccellente. A te ti salto, va bene, per questa sì, volta. Anche perché direi arrosticino. Facciamo un applauso. Grazie. Al nostro fantastico presentatore. Grazie. Che ha condotto magistralmente questa serata. Grazie. È stata un'esperienza fantastica, mi sono divertita tantissimo e la rifarei mille volte. Bellissima esperienza, clima bellissimo, tutti molto amichevoli e non so parlare, continuate. Meglio cantare, dice. Esatto, l'importante è quello. Io credo che al di là della musica, no, meglio ancora, al di là dei risultati, l'importante sia fare sempre musica e che tutto quello che è di brutto sia al di fuori da questa sala. Adesso si fa musica e quella resta sempre. Grazie a tutti. Un'esperienza formativa incredibile, dalla quale uscirò sicuramente con una concezione della musica, ma soprattutto della mia musica, diversa. È stato bellissimo. Allora, al di là dell'emozione che c'è sempre, è fondamentale, perché senza quella non riesci a rendere nulla, grazie al pubblico che è stato calorosissimo con noi, ci hanno applaudito, quindi, e non è scontato. Quindi un applauso a voi che ci avete applaudito. Il nostro meraviglioso pubblico. E un grazie immenso alla Fonoplay, perché ci hanno seguito, coccolato, accolto, e anche questo è raro. E poi ricordo che il concorso è anche gratuito, quindi ancora di più. È un plus non sottovalutabile questo, assolutamente, hai fatto benissimo a ricordarlo. Non da poco. Dulcis in fundo, come si suol dire? Io vorrei ringraziare tutti, soprattutto il pubblico, perché è stato qui con noi, ha condiviso l'amore più grande che tutti noi abbiamo, l'amore per la musica, per il canto, e quindi veramente con il cuore felice vi ringrazio, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi, ne approfitto per ringraziare anch'io Alessia, che è stata rapita dal pubblico e l'abbiamo trascinata con noi. Sono io che devo ringraziare te e tutta l'organizzazione, perché per me essere stata qui su questo palco è stato un enorme privilegio e un grandissimo onore. Inaspettato, e per questo vero, ancora più bello ed emozionante. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Allora, vi dicono che manca un minutino?
stanno firmando, hanno scelto, mi stanno preparando le buste allora. Ne approfitto allora per ringraziare anch'io voi, ringraziare il comune che ci ha accolto, ci ha permesso di realizzare questa serata bellissima insieme a voi, scoprire tutti questi talenti, queste voci, una più bella dell'altra. E non mi stancherò mai di dire che sono felice di non aver fatto io la giuria stasera, perché non avrei saputo chi scegliere. Allora, facciamo partire un countdown. Il premio della critica va a Giorgia De Santis. Complimenti, complimenti Giorgia. Premia Giorgia il vice sindaco assessore agli eventi. Dov'è? Eccola qua. Hai già fatto. È una consegna simbolica. Abbiamo le foto. Grazie. Complimenti Giorgia De Santis. Complimenti. Iniziamo i premi delle categorie. Countdown, countdown, countdown. Premiamo ora il vincitore o la vincitrice della categoria Junior, che è Sara Fattori. Consegna il premio Adele di Felice Antonio. Adele, 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 eccola qua. Sara Fattori. Un applauso. Complimenti, complimenti, complimenti. Io mi rintano, non si sa mai. Andiamo alla categoria Young. Countdown. Vince la categoria Young Silvia Dicenzo. Consegna il premio Annalisa Tassoni. Annalisa, 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 eccola qui. Complimenti. Foto di rito. Grazie mille, complimenti. Andiamo con il countdown per la categoria Middle. E per la categoria Middle si aggiudica la vittoria Luca Strappelli. Complimenti, consegna il premio Katia Di Luigi. Katia, dietro di me. Prego, prego, goditi il tuo momento. Complimenti Luca. Grazie, congratulazioni. Prego, prego, prego. Andiamo con l'ultima categoria, se non erro. Categoria Senior. Countdown. Vince Lucia Bernabei. E non volevi venire, pensa a te. Consegna il premio Manola Pedicone. Complimenti Lucia. Complimenti. Abbiamo un microfono, ce l'abbiamo un microfono. Abbiamo. Adesso lo diciamo. Un solo cruccio. Un solo cruccio. Che avevo cantato meglio ieri in prova. Non però si può che, ripetere. Guarda che il pubblico secondo me ha apprezzato. Non si può ripetere. Ma bisogna chiedere al maestro Paltrinieri. Grazie. Complimenti no, ma io Lucia. Io mi preoccupo per il pubblico. Io pensavo grazie. Volessi ringraziare il figlio, perché te invece no. Sì, lo dedico a lui. Lo dedichiamo al figlio e al nipotino, giusto. Perché sono anche nonna. Ecco, anche nonna, perfetto. Allora una nonna vincitrice stasera. Complimenti. Grazie. Complimenti davvero.
Allora, forse abbiamo saltato una foto, giusto? Abbiamo saltato forse la prima, così facciamo col vice sindaco la foto con Giorgia che ha vinto il premio della critica, al centro, giusto perché almeno abbiamo le foto di tutti quanti. Facciamo un altro applauso a Giorgia, vincitrice del premio della critica. Ok, ci stiamo avvicinando a... cioè ci stiamo avvicinando, siamo arrivati, basta dire ci stiamo avvicinando. Arriva il nome ufficiale della vincitrice o del vincitore della prima edizione del Festival di Montorio. Cosa diciamo? Che facciamo un bel low tutti insieme, aspettiamo un bel countdown dal 10 questa volta? Fatemi sentire un po' di suspense, vai. Regia, countdown! Tre, due, uno. Io lo so già. Cosa facciamo? Lo dico, aspetto. Ma non c'è ancora un po' di musichina per alleggerire un po' l'ansia che avranno? No, mi sa che non ce la vogliono dare stasera. È suspense. Cosa faccio? Lo dico o non lo dico? È suspense. Aspettiamo la musica ufficiale. Oh. Ah, è un countdown. Ok, dai, lo diciamo, lo diciamo. Al mio tre. Lo dico. Uno. Due. Tre. Arriva, arriva. Allora, niente, non era il tre, era uno scherzo, scusa. Volete dirmi un'altra frase in abruzzese nel frattempo? Così vi entrate... No, basta. Oh, questa era la musica che volevo. Oh, siamo pronti per annunciare il nome di chi vince la serata di X-Canto ed è... Oh, Rebecca Di Pietro! Complimenti, complimenti. Consegna il premio il maestro Paolo Paltrinieri. Un applauso, Rebecca Di Pietro vince la finale di X-Canto. Complimenti. Facciamo dire due parole a Rebecca. Complimenti alla tua arte, complimenti a chi te la coltiva, te la lavora, colei che ti sta tutto il giorno e ti segue e ti sta addosso, intonati e senti di qua e non calare e allontana il microfono. Bravissima! Un applauso alla nostra Laura Oldani. Bravissima! Chiederei a... Hai cantato benissimo ieri, benissimo oggi. Inizia l'avventura, dove ci porterà? Non lo so, ma intanto iniziamo. Eh? Inizia un ragazzi... bel percorso insieme a Phonoplay. Bravissimo. Bravi, vai. Bravi, bravi. Chiedo ad Alessia di aiutarci a consegnare le medaglie a tutti i partecipanti. Michele. Dov'è Michele? Che darà Michele in persona, maestro Michele Muti. E consegniamo le medaglie a tutti gli altri partecipanti. Qui farei un applauso ancora più forte. Mi sposto un attimo. Là. Ancora, ancora più forte.
Grazie Michele Muti. Maestro, facciamo una fotona di gruppo prima di... del pezzo finale. Ok, facciamo fare allora l'ultimo, l'ultima parola del vice sindaco. A lei. Grazie. Grazie a tutti per aver partecipato e per aver dato la possibilità a questi ragazzi di riuscire in questa serata. È stato un piacere avervi come ospiti. Vi auguriamo tutto il comune, tutta l'amministrazione e tutta la cittadinanza di Montorialbo Mano, vi auguriamo un futuro pieno di successo e pieno di gioie. Tanti auguri e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ringrazio Grazie a lei. Paolo per questa splendida serata e da qui partiamo. Io do sempre il là per altre avventure. Certamente. Un grande piacere aver avuto la possibilità di lavorare e supportarvi per questa bellissima iniziativa. Complimenti di nuovo a tutti. Grazie, grazie vice sindaco. Grazie anche a Luciano Di Luigi che ci ha dato una grandissima mano, a tutti i ragazzi. Facciamo una fotona di gruppo se riusciamo, che ci stringiamo un attimo al volo tutti quanti per una bella foto. Okay. Riusciamo? Ci siamo. E poi facciamo ovviamente riascoltare la canzone vincitrice. Riusciamo a metterci un po' tipo squadra da calcio? C'è qualcuno che scatta? Voilà, grazie a tutti ragazzi, Michele, e lascerei allora il microfono alla vincitrice. Abbiamo il microfono per l'esecuzione, eccolo qua. Questo te lo metti davanti come si fa Sanremo, con l'appoggiano per terra e poi canta. Vi lascio allora la vincitrice, Rebecca Di Pietro. Complimenti ancora. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and cloud of white, the bright blessed day, dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? And they really say, I love you. I hear baby cry, I watch them grow, they learn much more than I ever learned, and I think to myself,
wonderful and I think to myself, what a wonderful davvero. Non rimane che salutarvi, i ringraziamenti li ho già fatti tutti quanti, ringrazio ancora una volta questo metto qui, Paolo Paltrinieri, tutta la Fonoplay. Partiamo da zero. Ringrazio le nostre giurate per essere state con noi, grazie davvero. Alessia, grazie la regia, tutti quanti, e grazie a voi per averci seguito fino alla fine, per essere rimasti qui fino alla fine. Buona serata. E grazie a Simone Cruz. Grazie. Buona serata a voi. Vado a mangiare gli arrosticini. Sì. Thank you.